Allora, bene, cominciamo. Allora, io insisto su una cosa, se riusciamo a farla questa sera, e credetemi, visto che io sono il vostro guru, e allora dovete dare retta a me. Adesso c'è una specie di luce. No, io non sono il vostro guru, mi rifiuto di firmare i libri, mi rifiuto. E come ho detto prima, siete voi in realtà i proprietari, i protagonisti della serata, questi sono i vostri consulenti. Allora, però mi sembra, lo suggerisco, poi non è che posso dettare l'agenda, però lo suggerisco, mi sembra assolutamente essenziale, perché lo vedo nelle esperienze di tutti i giorni, che chi esce da qua dentro, siamo tantissimi, però siamo una goccia nel mare, no? Chi esce da qua dentro e dice, guardate, a casa, con l'amico, col compagno di... lavoro, eccetera, con studenti, con chiunque incontri, e va a parlare di queste cose, viene preso per pazzo, complottista, sovversivo, stupido, ignorante, non capisci niente di economia, ma che cosa dici, eccetera, eccetera. Allora, se possiamo indirizzare in questa maniera, fatevi venire in mente quelle che sono tutte le obiezioni con cui vi potrebbero ridicolizzare. Immaginate la facciona di Prodi in televisione, la faccia di Monti, immaginate quello che dice Monti dell'Italia, delle prospettive italiane, quello che vi dicono sul finiremo come lo Zimbabwe, con la lira ci sarebbe l'inflazione a 3.000, con il default andiamo a finire nel Congo, eccetera, eccetera. Cioè, tutte le obiezioni possibili immaginate. Ecco, usiamoli questa sera, spremiamoli questa sera, visto che sono belli freschi, spremiamoli questa sera per armarci delle argomentazioni. Poi domani, per le domande, proprio le domande, quelle più varie, uno vuole chiedere qualsiasi cosa, domani abbiamo deciso di ampliare la sessione delle domande. Faremo nel pomeriggio veramente molto, molto di più di quello che era previsto. E poi abbiamo cambiato anche il programma, perché la mattina faremo più MMT, perché mi sembra proprio che sia importante continuare a raccontare di MMT. Suggerisco a Stephanie di parlare di un autore che non conosce, si chiama Wynne Godley. Magari stasera ti dico chi è. Ok? Italian sense of humor. Allora, no, sul serio, faremo più MMT e poi abbiamo deciso che faremo proprio un dibattito, loro faranno una tavola rotonda dove ci racconteranno esattamente il default dell'Italia dall'euro, come si deve svolgere, cosa succede ai conti correnti bancari, ai risparmi della nonna, alla benzina, al mio negozio, all'Italia che compra petrolio, eccetera, eccetera. Quindi domani ci dedicheremo a questo. Adesso, se possiamo fare quella cosa che ho detto, si parte. È vostra la piazza. Allora, grazie di essere qua. Io volevo fare una domanda. Paolo mi ha rubato la scena, ma è giusto perché lui è protagonista. Ha detto che se ne parlerà domani, però se è possibile la mia domanda è questa. Se in due parole possiamo attrezzarci per rispondere proprio a chi ci chiede come potrebbe materialmente avvenire questo passaggio, anche se so che sarà approfondito domani, cioè in poche parole, questo debito che è nelle mani di tedeschi, francesi e di altri europei, come verrebbe pagato, se sarà pagato? E poi quello che vorrei sapere è, in concreto, cioè, quali sono le altre mosse fondamentali, cioè in due parole, perché non voglio anticipare quello che ci sarà domani. E vorrei chiedervi anche che cosa pensate del signoraggio. Non ne ho sentito parlare, vorrei capire che cosa... Che significato ha per voi e che spazio ha in questo scenario che io spero voi vogliate rappresentare domani, perché oggi avete fatto una bella descrizione
di quello che è accaduto, però noi aspettiamo veramente quello che può accadere. Quindi due parole, se possibile un'anticipazione, su quello che in concreto può accadere se si esce dall'area euro, perché avete anche detto che l'Europa non lo accetterebbe. E quindi? Allora, no, scusami, però così svuotiamo il dibattito di domani, capito? Cioè, e lo so che questo ti interessa, però domani dedichiamo proprio del tempo completo e pieno esattamente a rispondere a questa domanda, per cui se la facciamo adesso diventa un pasticcio. Adesso facciamo le altre domande, se possibile domande brevi, grazie. Buonasera, io volevo proporvi degli argomenti per domani. Ad esempio vorrei sapere la vostra personale definizione di comunità, poi se era possibile come la genesi e lo sviluppo delle varie gerarchie che praticamente ci dominano e se conoscete l'epopea, l'esperimento, l'utopia realizzata fino al 1960 di Adriano Olivetti qua in Italia. Grazie. Until the 1960s here in Italy. Do you know anything about this experiment by Adriano Olivetti in Italy? No. Oh, is your thing on? We need to tell Colin that his is not working. Oh. I know the machine Olivetti. That's about. Conosco l'Olivetti, la macchina, ma non di più. Per quel che riguarda la domanda che ci è stata posta, vorrei dire brevemente adesso, poi risponderò più nel dettaglio domani. La risposta breve a questa domanda è che tu dici ripagheremo il debito in lira, in lire, o come volete poi denominare la vostra valuta, o in euro. E se non gli piace, allora potranno passare i prossimi anni a portare il tutto in tribunale, come hanno fatto gli argentini dopo quello che è successo nel 2001. Potrei aggiungere qualcosa? Per quel che riguarda i diversi scenari, dipende tutto da come si decide di ritirarsi dall'euro e con chi si fa. Avete degli alleati in altri paesi, inoltre avete anche dei nemici all'interno dell'Italia. Se vi ritirate dall'euro e lasciate che le banche lavorino, sarete sicuri che la cosa non funziona. Per cui la questione è: chi è che si ritira dall'euro? Sarà l'industria italiana, saranno gli imprenditori, le persone o saranno le banche che quindi giocheranno questa mano da sole? Se vi ritirate, ovviamente ci saranno i greci ed altri che magari rimarranno. Ma la cosa più importante è quali motivazioni si danno per qualunque cosa si faccia. Se per esempio date una motivazione ragionevole del motivo per cui decidete di ritirarvi dall'euro, cioè non vi ritirate dall'Europa come tale, vi ritirate dal dirottamento dell'Europa e non vi volete lasciar dirottare e quindi voi vi allineate con l'idea originaria di quello che l'Europa avrebbe dovuto essere, allora vi siederete al posto di guida. Forse potrei contribuire con una soluzione un po' più radicale. Come ho cercato di spiegarvi, l'Europa non è mai esistita. L'Europa non è mai, mai e poi mai stata costruita per la gente, ma per il dirottamento assoluto di qualunque potere, allontanandolo dalla gente. Io non sono a conoscenza dell'esistenza di un'Europa che sia stata creata per aiutare la gente e le nazioni.
E quindi devo confessare che non capisco perché la gente sia così riluttante ad abbandonare un sistema ormai in agonia, un'economia ormai in agonia. I problemi, e questo ho cercato di spiegarvelo, erano proprio questi. L'Italia è stata eliminata, ammazzata dall'adozione dell'Europa. Non esiste una soluzione pacifica, perché l'elite che domina l'Europa non l'accetterà mai. Non accetterà mai nessun tipo di cambiamento. L'unico modo è di decidere di abbandonare un sistema in agonia. Che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere quello che è successo in Argentina. L'Argentina era insolvente. E quindi le banche di tutte le parti del mondo hanno appoggiato il governo argentino il giorno dopo il fallimento, richiedendo delle nuove leggi. Il default è sempre esistito nel mondo. E quindi l'Italia potrebbe salvarsi da questa situazione decidendo di uscire da un sistema che è assolutamente infame. Sì, salve. Salve, Aureliano Ferri, Movimento di Lino Larouche in Italia. Grazie innanzitutto per essere qui. Io volevo chiedervi un parere su l'esperienza di Franklin Delano Roosevelt, il New Deal, il credito produttivo, gli accordi di Bretton Woods e il 15 agosto del 71. Grazie. Your opinion on this. Thank you. Credo che a questo punto la domanda sia per me. Quando Roosevelt ha svalutato il dollaro, mise al primo posto l'occupazione americana e disse che la funzione di una moneta deve essere quella di promuovere l'economia interna. Nel 1971, il motivo per cui il presidente Nixon interruppe il legame con lo standard aureo fu che nei precedenti 20 anni, tutti gli anni che Dio aveva mandato in terra, il deficit della bilancia dei pagamenti americana veniva dalla spesa militare americana all'estero. Il settore privato degli Stati Uniti, dal 50, diciamo, con l'inizio della guerra di Corea fino al 1971, era in pareggio. Perfetto, anno dopo anno. E ovviamente gli americani fanno soldi dagli aiuti esteri, perché ovviamente questo ha una ricaduta positiva sulle esportazioni alimentari americane e porta indietro dei dollari. E tutto il deficit, tutto l'apporto di dollari che finisce poi nelle banche centrali estere, anno dopo anno, negli anni 60, o veniva incamerato come oro che
poi era caduto al 25% la copertura aurea, oppure veniva prestato agli Stati Uniti, al Tesoro degli Stati Uniti, comprando buoni del Tesoro. Una delle cose che sono state tralasciate in una delle diapositive, delle precedenti diapositive, è che l'80% della crescita del debito governativo americano degli anni 60 era detenuto dagli stranieri. Cioè gli stranieri avevano finanziato il deficit del governo. Le nostre discussioni qui hanno riguardato soprattutto il fatto che la banca centrale può creare credito invece che tassazione, ma che cosa ha fatto lo standard del dollaro? Ha tassato tutto il resto del mondo. Se le banche centrali dell'Italia, della Germania, della Francia e della Cina e del Giappone, che hanno finanziato il deficit americano che è stato speso in imprese, operazioni militari, tutte intorno all'Europa e all'Asia. Questo è il motivo per cui due anni fa in Russia, a Ekaterinburg, la Russia, il Brasile, l'India e la Cina, con l'Iran come osservatore e anche il Sudafrica partecipante, hanno deciso di creare un'alternativa al dollaro. Proprio perché oggi il dollaro non è semplicemente una io ti devo computerizzato del tipo che abbiamo visto prima, ma è anche la rappresentazione della spesa militare americana nel resto del mondo e quindi quella politica americana che ne consegue. E le banche centrali, le riserve delle banche centrali prendono forma di richieste da parte del Pentagono per le operazioni americane militari, una nuova politica di assassinamento non militare di persone che non sono d'accordo con lo stile americano del mercato libero. Buonasera e grazie per poter porre queste due domande molto rapide. La prima si ricollega a quanto ho sentito detto da voi già 3-4 volte e riguarda una parola che è alla base di questo sistema capitalistico che dite di voler combattere ed è il rapporto che avete voi con la crescita. Questa crescita che è il fondamento assieme al conflitto sia bellico che finanziario di questo sistema che siamo qui comunque per tentare di combattere. Quindi come lo inserite nelle vostre logiche economiche e sociali? La seconda cosa è il rapporto che avete sempre nella vostra, comunque nel vostro studio economico per quanto riguarda la regolamentazione di un mercato finanziario speculativo e dal mio punto di vista la necessità di possedere il sottostante su ogni contratto di derivazione. Grazie. La questione della regolamentazione. La stragrande maggioranza dei prodotti finanziari stravaganti che attualmente esistono non servono ad alcun obiettivo pubblico e dovrebbero essere banditi. L'obiettivo unico della regolamentazione è di rispondere a un problema preesistente. E quindi noi diciamo alle banche, voi dovete avere delle riserve in capitale maggiori nel caso che ci fossero degli incidenti. E questo però è il modo sbagliato di procedere. Bisogna cercare di prevenire il problema alla radice. Come farlo? Bandendo le attività che possono generare questi incidenti invece di creare una rete di sicurezza dopo che l'incidente è già avvenuto. E poi lascio a Stefani la questione della crescita. The
La questione della crescita. Per tanti economisti la crescita è l'obiettivo ultimo, il fine ultimo. Un'economia viene considerata di successo se cresce. E come misuriamo la crescita? La produzione. Utilizziamo il PIL. E io penso che tante preoccupazioni relative alla crescita nell'attuale contesto di cose dipendono dalle preoccupazioni soprattutto riguardo al livello del debito, perché il rapporto debito-PIL che preoccupa così tanto la gente, il rapporto debito-PIL si riduce se il PIL cresce rapidamente ed è questo il modo in cui si può rendere sostenibile un debito. L'economia deve crescere più velocemente dei tassi di interesse e allora il debito viene considerato sicuro e sostenibile. Ma la crescita è veramente il modo migliore per misurare il benessere economico? Possiamo migliorare il benessere producendo la stessa quantità di prodotti, ma con una distribuzione migliore e più equa? Una miglior qualità di prodotti? Non necessariamente più prodotti. La produttività del lavoro aumenta la crescita del PIL e questa è una cosa positiva. Lavoratori più produttivi significano più beni di consumo per tutti quanti, ma se non ci sono redditi che permettano alla gente di godere, di condividere di questa crescita economica, a che serve? Scusa Paolo, ma io non ho la TV da 5 anni, quindi non so cosa chiederei ai faccioni di qui sopra. Però mi chiedo come mai, chiedo a voi come mai non si sia ancora parlato di massoneria, ad esempio, se è il caso di parlarne. Perché da ritratto che ci si può fare può sembrare che 4 o 5 banchieri impazziti abbiano creato il disastro, ma probabilmente c'è anche qualcos'altro, oltre la Chiesa. Oh, questo è ciò, ragazzi. Devo ripetere? Ok, allora ho chiesto se oltre al Vaticano e ai 4 banchieri impazziti può centrare anche la massoneria nel casino che è nato. Tutto qua. Sì. Hai sollevato delle questioni cruciali. I massoni. Ora sono profondamente divisi. Inizialmente la massoneria in Francia e in Italia acquistò molto potere perché si sosteneva, per esempio in Francia, la Repubblica contro la Chiesa, in Italia perché i massoni erano a favore, quindi sostenevano il risorgimento italiano, quindi l'unità italiana contro la Chiesa cattolica. Ma ora si è verificato un profondo cambiamento. Per quello che io ne so, c'è un numero crescente di massoni che sta cercando sempre di più di avvicinarsi alla Chiesa, alla Chiesa cattolica. E quindi c'è uno spostamento a destra. D'altra parte, però, sia in Francia che in Italia, il potere della massoneria
ora è in declino. E adesso che cos'è che controlla le istituzioni? È la destra, i cattolici, le organizzazioni cattoliche di destra, come per esempio l'Opus Dei, o anche peggio, per esempio la società di San Giovanni. Entrambe le organizzazioni auspicano apertamente di instaurare uno Stato totalitario cattolico in tutto il paese. E questo rappresenta un vero problema che ho studiato con un mio amico storico che si chiama Henri Lacroix-Rise, l'ho già citato e molti lo conoscono. La Chiesa non ha mai accettato né la Terza Repubblica né la Repubblica Italiana. La Chiesa sostiene apertamente sia il regime fascista che il regime nazista. E adesso, e questo ve lo posso giurare, se volete, se si vuol venire assunti all'interno della comunità europea, bisogna essere dei bravi cattolici. E questo è un requisito di base. Questo è un principio fondamentale della comunità europea di Bruxelles. Quindi c'è un altare dedicato proprio alla Vergine Maria e la bandiera europea. Quindi la presenza della Vergine Maria quando è comparsa a Fatima. E questa è la mia risposta. Allora, scusate se intervengo, visto che non obbedite, il meeting è sciolto, buonasera, possiamo andare a casa. Allora, veramente, guardate chi c'è in piedi, per favore. Allora, lo dico sia a voi, ok, che a voi che fate le domande. Domande brevissime, risposte brevissime, solo perché se no non arriviamo a domani mattina. Ecco, ultimo appello. Buonasera, io vorrei sapere dal punto di vista prettamente tecnico cosa sono i mercati di capitali privati e come avviene materialmente la produzione dell'euro, cioè dalla richiesta dello Stato che ne ha bisogno alla consegna allo Stato stesso. Grazie. È una domanda interessante questa. Si tratta di una duplice funzione. Le istruzioni di creazione elettronica della valuta arrivano dalla Banca Centrale Europea, ma la produzione, la stampa, il conio vero e proprio degli euro avviene nelle banche centrali dei diversi paesi a livello nazionale. Per quel che riguarda il ruolo dei mercati dei capitali, penso che passerei a discutere di questa questione, come ho fatto oggi pomeriggio, che vi ho detto
Quando si cede la sovranità della propria moneta, si cede anche la libertà fiscale e quindi si diventa utenti di una valuta, oppure il passeggero che non siede mai al posto di guida, e i mercati dei capitali o dei titoli diventano quelli che stanno al posto di guida, quindi hanno loro il volante in mano. Comunque questa è una scelta volontaria che è stata operata al momento in cui avete accettato di abbandonare la vostra moneta, perché le cose così dovevano andare. Buonasera, io vorrei sapere questo, qual è l'esempio concreto di applicazione della Modern Money Theory sia nel mondo di oggi, sia rivolgendosi al passato, che ci permette di dire ecco, questa teoria funziona? E in più, cos'è che impedisce all'avidità e alla corruzione, protagoniste di molte delle storie che ci avete raccontato oggi, di andare a distruggere un sistema che, anche se virtuoso sulla carta, poi alla fine si va a scontrare con dei disvalori che sono umani? Grazie. Molto interessante questa domanda. Per molti versi io vengo spesso citata nel fatto che non mi piace la T della MMT, perché una teoria è un qualche cosa che potrebbe anche essere giusta, ma potrebbe anche non esserlo. È semplicemente una teoria, dopo tutto. Ma quello che effettivamente fa l'MMT, più di qualunque altro approccio di cui io sia a conoscenza in ambito economico, consiste nel cercare di spiegare come funzionano le cose nel mondo reale, fino all'ultimo dettaglio operativo, come funziona tutto quanto. E quindi non si tratta a questo punto di una descrizione teorica, potrebbe funzionare così. Noi abbiamo fatto tutto il lavoro necessario per spiegare come funziona la finanza nei paesi che hanno una moneta propria e come funziona invece nei paesi che non hanno una moneta sovrana. Abbiamo considerato l'euro, lo abbiamo esaminato molto attentamente, abbiamo considerato i sistemi con tassi di cambio fissi, lo standard aureo, abbiamo spiegato come funziona tutto quanto. E poi c'è la questione prescrittiva dell'MMT, cioè l'aspetto politico, se volete. La politica più importante che i sostenitori dell'MMT hanno portato avanti nel corso degli anni riguarda la garanzia del lavoro, cioè l'ultima risorsa del datore di lavoro. C'è un qualche prova del fatto che questa politica possa funzionare? La risposta è sì, e l'esempio migliore che posso darvi riguarda il caso dell'Argentina, caso in cui Randy Ray, Bill Mitchell e Pavlina Cernova e molti degli altri esponenti fondamentali dell'MMT hanno collaborato col governo, col Ministero del Lavoro in Argentina per applicare, anche se su scala alquanto ridotta, un sistema di garanzia del lavoro. Questo ovviamente non era mirato così in generale alla popolazione, ma alla singola famiglia. In Argentina lo hanno fatto, ha funzionato bene, ci sono stati articoli, interviste con le persone, video, persone che hanno testimoniato del fatto di essere state assunte, gente che viveva nella povertà, ha ottenuto ottimi risultati di questo programma in Argentina, è il migliore esempio questo che posso darvi. A real world experiment has been going on. We talk about natural experiments. Stiamo parlando di esperimenti naturali che non sono stati approntati da professori. Si parla dell'Unione Europea senza una moneta sovrana, che quindi abbraccia il valore dell'austerità, e l'eurozona improvvisamente piomba nella recessione.
Vedete gli Stati Uniti che hanno un'espansione medio-moderata e vedete anche un recupero, diciamo, da medio a moderato dalla recessione. Quindi ci sono tante prove del mondo reale che possiamo vedere. Nessuna di queste messa a punto da dei professoroni, eppure presenti nel mondo reale. Buonasera, si è parlato di pecora che nel 29 mise con le spalle al muro i banksters della City e ne seguì da quegli eventi la legge Glass-Steagall, a tutt'oggi è depositata al Congresso e al Senato italiano una proposta di dibattito su questo tema, per cui in un momento particolare come questi tempi che stiamo vivendo vorrei sapere se voi pensate di appoggiare una proposta del genere. Grazie. Sì, sì, dovreste fare davvero uno studio e dovreste adottare una vostra versione della cosa. Buonasera, la domanda che volevo fare io è un'obiezione che in genere mi pone la gente quando parlo di uscita dall'euro e di ritorno alla lira, cioè è sufficiente tornare alla lira senza modificare i trattati europei o senza eventualmente uscire dall'Europa e in particolare il ritorno alla lira con il prossimo pareggio di bilancio che verrà introdotto, perché tanto verrà introdotto in Costituzione, è possibile quindi tornare alla lira con il pareggio di bilancio per salvare l'Italia? Grazie. With this new amendment to the Constitution, which requires balance in the budget. This, I could answer. Questo potrei rispondere io. There is no possibility. Non vi è possibilità of amending di emendare the European treaties i trattati europei. In termini keynesiani, post-keynesiani, MMT o circuitisti, che dir si voglia. Perché l'ordine europeo ha una sua logica. Questa logica è quella dello smantellamento totale dello Stato. E pertanto coloro che controllano l'Europa non accetteranno mai alcun cambiamento. Per quel che riguarda il nuovo trattato, è praticamente scandaloso l'abdicazione totale della sovranità. Se pensiamo alla storia, i bilanci non erano mai in pareggio, mai, neppure ai tempi dello standard aureo. La Francia, l'Inghilterra, sempre avevano sempre dei deficit enormi, relativamente ovviamente rispetto a quello che viene adesso considerato lo standard europeo, e nessuno obiettava questo stato di cose. Pertanto non c'è possibilità di pervenire a un accordo. Quindi se si chiedesse al Papa di decretare che il Cristo non è il figlio del Dio Padre, che farebbe?
Detto questo, che se si cambiasse la Costituzione per prevedere il pareggio di bilancio, si potrebbe ancora ricambiare la Costituzione per richiedere esattamente il contrario, cioè il non pareggio di bilancio. L'Europa e l'Unione Europea non sono stati mai in linea da questo punto di vista. Guardate i britannici. Quindi si può far parte dell'Unione Europea senza necessariamente far parte dell'euro. Allora, io ho fatto i compiti come ha chiesto Paolo Barnard e ho cercato le critiche alla teoria. Trovate molte, non so quali siano quelle più corrette, ne ho scelta una che sicuramente sarà quella più scema. Magari l'elenco intero lo darò domani mattina a Paolo, lui quella intelligente la trova. Allora, non esiste il rischio che il fatto di poter creare moneta possa essere abusato dalla classe politica italiana e determinare conseguenze negative? Voglio rispondere molto velocemente. Sì, il rischio c'è. Ovviamente il denaro può non essere speso nel modo giusto. Ma chiedetevi una cosa. Vivevate meglio negli anni 70, negli anni 80, nonostante tutta la corruzione politica che esisteva in Italia? Vivete meglio adesso all'interno dell'Unione Monetaria Europea? E questa, secondo me, è una cosa che si dice da sé. Vorrei fare un brevissimo commento da Paolo. Pochissime persone immaginano che Bruxelles sia la culla della corruzione, dove dominano le lobby su scala tale da ingelosire anche il più incallito e corrotto politico americano di Wall Street. Tutta l'elite europea è assolutamente corrotta. Quindi immaginiamo, per esempio, di desiderare una vita di lussi e di mandare un'email al Presidente della Banca Centrale Europea e dire: io adoro la sua politica, veramente potrei ricevere finanziamenti illimitati. E tutti gli economisti ortodossi europei sopravvivano adesso vivendo come prostitute delle istituzioni europee. Sì, non ho sentito. Scusate, devo fare un intervento, Bill Black. C'è una cosa che devo correggerti, se posso prendermi questa presunzione, perché non è vero che l'Italia, con un pareggio di bilancio imposto da un trattato europeo in Costituzione, potrebbe cambiare la Costituzione. Il trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia in legge nazionale e che è binding sulla legge di questo Paese, in un'opinione della Corte Europea di Giustizia, credo che sia la 1/91, definisce il trattato di Lisbona come la carta costituzionale dell'Unione Europea, che ha precedenza sulle carte costituzionali nazionali, e la Corte Europea di Giustizia ha il potere di veto e di sanzionare il Paese che
che è in violazione del trattato, dei trattati europei firmati, con addirittura anche, secondo quanto anche stabilito dal Fiscal Compact di pochi giorni fa, con addirittura anche pene pecuniarie importanti che per l'Italia arrivano fino a 2 miliardi di euro. Per cui purtroppo il discorso di cambiare la Costituzione non è più legalmente, almeno da questo punto di vista, possibile. Questi sono i trattati, ragazzi, attenzione. No, la mia opinione è diversa. Sì, riguardo a un trattato di questo tipo. Noi abbiamo un presidente degli Stati Uniti che notoriamente ha detto: la Corte Suprema ha preso la sua decisione, adesso cerchiamo di vedere se riesce a applicarla. E se si ha un nuovo governo che non vuole procedere in questa direzione su questa base, allora non si possono permettere di applicare i trattati senza distruggere completamente l'Unione. Praticamente la leva ce l'avete in mano voi. Posso? Una brevissima aggiunta. Bismarck disse una volta: i trattati vengono fatti per essere ignorati e violati. L'Unione Europea come potrebbe imporre sanzioni? Sì, come ho già detto in un'intervista, sì, adesso stanno discutendo a Bruxelles in merito alla creazione di un qualche tipo di forza europea reclutata come mercenari per intervenire. Ma non sono sicuro che la cosa possa essere accettata, perché rappresenterebbe una tale violazione di qualunque genere di diritto umano che sembra una barzelletta. Per quel che riguarda la Corte di Giustizia europea, è nominata dai governi. Quindi è ancora, allora è peggio addirittura della Corte Suprema degli Stati Uniti, e quindi hanno ancora meno indipendenza. Ricordate che l'ipotesi era che l'Italia si ritira dall'euro e reintroduce la propria moneta. Se lo fate, allora l'Unione Europea perderà la sua leva sull'Italia. Questo è il punto fondamentale, questo che vi spiegava lui. La leva esiste proprio perché voi acquistereste la vostra moneta. Adesso non l'avete perché non ce l'avete più. Sì, esatto. Però c'è un piccolo particolare. Il problema che abbiamo noi è che la maggior parte del debito nostro è in mano agli usurai internazionali, dicasi grandi investitori internazionali. Ora, il Giappone, ad esempio, non ha nessun tipo di problema di crisi del debito sovrano, perché la casalinga giapponese ha il 95% del debito in mano. Ora noi, secondo me, per andare alle proposte concrete, vorrei sentire il vostro parere di esperti, si potrebbe agire in questa maniera, ad esempio. Si potrebbe utilizzare le riserve d'oro che l'Italia ha, la terza riserva mondiale, che a questi prezzi vale circa 200 miliardi di euro, utilizzare dei bond
con collaterale il patrimonio artistico italiano, e questi bond con collaterale oro e patrimonio artistico italiano collocarli solamente presso i cittadini italiani. A questo punto, per esempio ad aprile, noi non dovremmo collocare in un'unica emissione 400 miliardi, ma magari solo 100, che li assorbiamo pure quelli, ed ecco che gli usurai internazionali non hanno più quel cappio che ad ogni scadenza ci stringono al collo. Naturalmente questo implica di ripudiare il fiscal impact che citava Paolo, firmato da Monti esattamente il 27 gennaio 2012. Il fiscal impact implica di ridurre il debito PIL dal 120 al 60% in 20 anni. Questo vuol dire che lo Stato toglie dall'economia il 3% di PIL circa all'anno, vuol dire una manovra finanziaria di circa 50 miliardi di euro, condannando l'Italia a una recessione epocale, cioè è proprio automatica questa cosa. Quindi questo lo dobbiamo rifiutare per forza. Non so se con un colpo di Stato, è una battuta, poi la Digos mi porta via, quindi è una battuta questa qua. Quindi due proposte concrete, non so se le avete capite. La terza, purtroppo, il nostro amico francese esprime un parere che neanche uno studioso di questi temi al primo giorno di scuola può esprimere. La massoneria è uno strumento, la Chiesa Cattolica è una vittima, i mandanti sono il gruppo etnico di cui fa parte Attali, Bernanke, Krugman, eccetera, eccetera. Il 2% della popolazione mondiale che satura da sola quasi esclusivamente l'1% che sta sopra la catena alimentare. Mi fermo qui, grazie. Comincio io magari. Allora, intanto la questione del Giappone, no? La questione del Giappone non è tanto il fatto che il debito è detenuto all'interno del Giappone piuttosto che fuori. Questo non è il motivo per cui il Giappone è in grado di sostenere questo livello di debito. Il motivo per cui il Giappone ha un rapporto debito-PIL del 200% in più è che tutto il debito è denominato in yen. Ora non è importante che poi questi titoli vengano detenuti da banche cinesi, americane, europee, italiane, ok, quello che importa è che quel debito in realtà il governo giapponese lo ha emesso e ha promesso di pagare in yen e basta. E lo può fare indipendentemente dalla quantità del debito. E ricordate quello che ho detto prima? L'Italia, il suo debito 15 anni fa era esattamente allo stesso livello di oggi, era il 120% del PIL, eppure non avete avuto una crisi del debito. Il debito era vostro, ora non importava chi lo detenesse, chi l'avesse in mano, importava che fosse il lire e voi avevate le lire, era la vostra valuta, voi la controllavate e poiché voi la controllavate i mercati finanziari non potevano, come dire, obbligarvi. Quando invece oggi volete ricorrere al credito dovete in un qualche modo togliervi il cappello e andare fuori a chiedere l'elemosina, vendete titoli di Stato sul mercato capitale, siete in concorrenza con tutti gli altri che cercano di farsi finanziare in euro. E i mercati finanziari guardano tutti i potenziali prestatari e giudicano, dicono chi è che è più probabile mi ripaghi, la Germania, la Francia magari. E allora loro gli do dei tassi di interesse più bassetti. Chi invece è probabile che avrà dei problemi magari a ripagarmi? Chi potrebbe non essere in grado di trovare gli euro necessari? La Grecia, l'Irlanda, la Spagna, il Portogallo. Tassi di interesse alti. Quindi loro in un qualche modo definiscono i termini, voi siete quasi di loro proprietà, non è tanto chi ha in mano i titoli, pertanto i bot, importa in che valuta sono denominati. Devo aggiungere anche, a difesa però un attimo dei mercati internazionali, che vengono utilizzati essi dai governi. Un mio amico
lavora ed è uno dei più, in una delle più importanti agenzie di rating. E mi ha detto che hanno ricevuto un ordine specifico da parte del governo francese, e l'ordine era di downgrade, quindi declassare il debito francese così che si potesse giustificare agli occhi della popolazione un nuovo programma, un nuovo piano di deflazione. E l'unica cosa a quel punto che contava e che conta nell'Unione Europea non è il debito, è la deflazione, è indurre una deflazione e una distruzione totale dello Stato. Tutto il resto è propaganda, simil nazi. Per parlare del debito, diciamo, è una cosa abbastanza indifferente questa. In realtà quello che voglio non è tanto concentrarsi sul debito, ma una deflazione totale delle economie, dell'economia europea. Lettera no al patto dell'euro. Volevamo sapere una vostra valutazione del trattato MES firmato il 2 febbraio. Cosa cambia negli strumenti dei titoli di Stato e quali rapporti istituisce col Fondo Monetario Internazionale? Una cosa estremamente interessante, e cioè il nuovo trattato ha ricevuto, diciamo, pochissima attenzione, se ne è parlato molto poco. I media francesi, ad esempio, si sono visti vietare dal governo il solo affrontare, il parlare del nuovo trattato, perché effettivamente è una violazione assoluta della Costituzione, questo nuovo trattato. E il nuovo trattato effettivamente è incredibile da ogni punto di vista, perché cerca di introdurre l'abdicazione totale di sovranità da parte dello Stato. E questo è ciò che implica, impone non solo il pareggio di bilancio, ma anche l'eccedenza di bilancio, che non si è mai avuta al mondo, mai prima. C'è di peggio però, Il nuovo trattato, infatti, in maniera esplicita, contiene un paragrafo e dice che i bilanci devono essere approvati dalla Commissione Europea. Questo si dice in un paragrafo del trattato. Quindi è qualcosa che potrebbe essere quasi considerata la creazione del Quarto Reich in Europa. Per cui la vera natura dell'eurosistema non può più essere ignorata. Volevo dire che a me non basta una giornata per capire tutte queste cose, e infatti volevo chiedervi se potevate consigliarci dei libri, magari proiettati domani sullo schermo, e anche se sono in inglese ci sforzeremo. E poi ho trovato uno slogan che va proprio nel cuore della questione, che sarebbe moneta sovrana e Stato caccia i soldi. Ecco, questo ho fatto. Well, I don't know if it's been
Non so se sia già stato tradotto in italiano, però comunque c'è un nostro amico e collega Randy Ray che ha scritto un libro assolutamente straordinario 13 anni fa. Il titolo in inglese è Understanding Modern Money, che ritengo sia una delle migliori introduzioni che voi potreste trovare per familiarizzarvi proprio con l'MMT. È un grande scrittore, non scrive da economista in realtà, con tutto il rispetto per gli economisti, in realtà è molto leggibile, di facile comprensione per il profano, ve lo raccomando. E aggiungerei qui che Randy, Marshall, Michael e Bill ed io tutti abbiamo contribuito contribuiamo a un blog in realtà che è disponibile facilmente, poco costoso, è un blog. Se siete interessati potete andare al blog che si chiama neweconomicperspective.org e Randy posta degli articoli brevi, molto leggibili. C'è un tab che si chiama MMP nel blog, che è Modern Money Primer, cioè è per i principianti, è un tab che vi consiglio perché dà comunque le informazioni di base. Buonasera. A questo punto la domanda la faccio per domani perché spero che la risposta non sia breve, però mi riferisco, siccome ritengo sia importante conoscere la storia di casa propria, i nomi dei politici che ha fatto prima il dottor Barnard, io vorrei qualche dettaglio. Well, we can talk about this tomorrow. Sì, domani. Salve. Hello. Salve a tutti. Hello everyone. La luce. Where's the light? Io. Where's the light? Yeah. Okay. Io, ok. Buonasera. Sì, io avevo un dubbio sugli primi due interventi, uno del signor Parkwitz e l'altro del signor Auerbach, perché il signor Parkwitz ha detto semplicemente, cioè in estrema sintesi, c'è una corrente ideologica che vuole distruggere lo Stato, da questo è nato l'euro e la soluzione è distruggere l'euro, fondamentalmente. Mentre invece il signor Auerbach, se non ho capito male, ha detto sì, c'è l'Europa come oggi non va bene, però facendo le opportune modifiche si può, diciamo, rendere una buona Europa, ecco. Però ovviamente queste sono due cose molto diverse. Io, se ho un referente politico oppure se devo creare un movimento, io devo sapere cosa chiedere. Cioè, un conto è chiedere di sistemare l'Europa, un conto è chiedere di distruggerla. Quindi volevo sapere, ma voi avete un'idea comune oppure anche fra di voi, diciamo, c'è una discordanza di idee? In particolare volevo sapere se al signor Auerbach andrebbe bene la soluzione del signor Parkwitz, cioè di tornare indietro, e se al signor Parkwitz andrebbe bene la soluzione del signor Auerbach. E poi velocissimo una domanda per la signora Hilton. Se non ho capito male, ho letto un pochino di Keynes e ho visto che praticamente Keynes diceva che in periodi di deflazione o di difficoltà economica si deve spendere a deficit, però questo deficit doveva essere ripagato nei momenti di prosperità economica. Se ho capito bene, questo è vero, come si concilia questo con la Modern Money Theory? Beh, è una lunga domanda. Molto rapidamente, cosa posso dire? Ci sono in realtà due questioni diverse. Una delle cose che mi è stata chiesta in realtà è dopo la presentazione della mattina e del pomeriggio è che data l'attuale strutturazione istituzionale dell'Unione Europea, quale potrebbe essere il rimedio più efficace a breve termine per alleviare un pochino le nostre pene, il disastro che sta martoriando l'Europa?
E io ho fornito una risposta tecnica che era associata a degli interventi che potrebbero essere adottati dalla Banca Centrale Europea. Ho detto ad esempio che la BCE poteva, non so, arrivare ad un accordo di condivisione dei redditi pro capite con un'erogazione di fondi ai singoli paesi sulla base della popolazione. E questo potrebbe funzionare. Però c'è anche una dimensione politica rispetto a tutto questo. E a questo punto la questione diventa una questione di giudizio critico. Sarebbe possibile per le autorità europee abbracciare una soluzione che sarebbe operativamente logica, quella che ho proposto? Sarebbe possibile politicamente per loro? E se non sono capaci istituzionalmente di farlo, allora questo distruggerebbe ovviamente l'Unione Monetaria Europea. E tra l'altro io non è che penso che dovremmo assolutamente confondere l'Europa con l'Unione Monetaria Europea e l'euro. L'Europa è sempre esistita, uno, e può continuare a esistere anche con 17 valute diverse. E questo è un problema anche di propaganda e terminologia mal utilizzata. Brevissimo. Io personalmente ho scritto una sorta di bozza per una sorta di riforma post-keynesiana, circuitista, chiamiamola, del sistema monetario, diciamo, europeo. Il problema è che si tratta di qualcosa assolutamente di respinto dai governi principali europei. Noi non dovremmo mai considerare le istituzioni europee come dei capri espiatori, perché i governi europei sono dei criminali, come anche i politici europei, che vogliono quello che io ho definito il nuovo ordine, e da soli non scenderanno ad alcun compromesso, non faranno concessioni. Per quanto poi riguarda la BCE, in realtà la BCE non esiste, nel senso che è un'oligarchia deboluccia di 17 banche centrali unite, controllati però tutti questi oligarchi dalle banche centrali tedesche e quella francese, entrambe le quali sono a loro volta controllate dal governo francese e dal governo tedesco. E a questo punto direi che l'idea stessa di Europa è ormai mera ideologia. L'Europa non è mai esistita come una specie di Stati Uniti. Ne consegue che de facto nessuna soluzione che preveda il mantenimento dell'attuale sistema possa essere accettata. C'è un motivo. Troppe persone sono ossessionate dalle banche. E confesso che sono sempre più tediato da questo dibattito sui bilanci, le banche e i conti delle banche. In realtà ci stiamo dimenticando che l'economia europea reale è in agonia, se non è già morta. E questo è il tema fondamentale, cruciale. Quindi,
il cosiddetti mercati finanziari, il mercato finanziario, sono dei parassiti in realtà, che possiedono, o diciamo che hanno i cervelli al loro interno, vengono utilizzati dai cervelli europei. Allora, quindi, quanti suicidi saranno necessari in Francia e in Italia per in qualche modo accontentare questa le richieste del sacrificio umano che ci vengono adesso imposte dall'economia europea? Io su Keynes e Lerner potrei dire qualcosa. Effettivamente su Keynes si trova quasi di tutto, perché peraltro sono lavori che sono stati scritti in tanti anni alla presenza di diversi sistemi monetari. C'era lo standard euro, poi non c'era più, poi c'era Bretton Woods, eccetera, insomma. E ciò di cui si sta parlando in un periodo di estrema deflazione, cioè quello della Grande Depressione, e Keynes aveva in effetti sostenuto un grosso aumento del deficit. E lei dice che forse questo non sembra l'MMT, perché Keynes diceva ok, deficit durante la depressione, ma poi pareggio di bilancio quando si sta un po' meglio. Però Keynes da Lerner ha imparato della finanza funzionale, si sono scritti, abbiamo le lettere adesso tra l'altro che documentano questo scambio epistolare, e quando Keynes ha imparato da Lerner i principi della finanza funzionale era assolutamente affascinato, e scrive a Lerner in una lettera e gli dice: quando torno vorrei incontrarmi con i rappresentanti, gli esponenti del tesoro, dove peraltro Keynes aveva lavorato, e dovremmo parlare dei meriti della finanza funzionale. E queste sono negli anni più tardi ovviamente di Keynes, poco dopo Keynes purtroppo morì, ma credo che i dati ci siano, nel senso che Keynes era molto aperto alla possibilità di un utilizzo più sostenuto della spesa di governo in deficit. Allora, salve a tutti. Volevo ringraziare il coraggio che abbiamo avuto tutti noi a finanziare un evento di questo genere, perché viviamo nel mondo della paura, e avere coraggio è un atto rivoluzionario. Allora, come ha spiegato Paolo Barnard nel suo saggio, il sistema delle lobby come Transatlantic Business Dialogue, Gruppo dei 30 e poi via dicendo, diciamo, vanifica ogni forma di attività politica, in sostanza. E allora volevo chiedere, non sarebbe possibile, visto che comunque gente che si interessa a questi temi esiste, lo vediamo, basta guardarci intorno, non sarebbe possibile creare diciamo una lobby popolare, tra virgolette, una contro lobby, diciamo, che scardina dall'interno, proprio come loro hanno fatto con noi? Sì, rispondo io, sì. E dovreste anche organizzare una bella marcia. Buonasera. Hello everyone. Domanda velocissima. Nel 1971 appunto Nixon disse al mondo: siamo tutti keynesiani. Adesso soprattutto rivolto ai relatori americani. Cosa succederebbe? Sarebbe veramente una tragedia se Ron Paul vincesse le elezioni e vi ritrovate tutti austriaci? E perché? Beh, lei lo sa perché. È molto amato. Lei lo sa, lei capisce molto bene, sì. Ora, Ron Paul, per chi non lo conoscesse, è uno dei candidati alla presidenza
lui adesso sta, diciamo, nelle primarie repubblicane, è un conservatore stretto, un seguace di Hayek, un conservatore austriaco infatuato con l'oro, convinto che l'oro sia l'unico sistema monetario solido su cui un paese può funzionare, che disciplini il governo, che impedisca un eccesso di spesa da parte dei governi per impegnarsi in guerre magari da miliardi e miliardi di dollari, e trova il tutto questo lo trova interessante come modo di legare le mani al governo. Il problema è che se c'è qualcuno in carica che poi applica anche delle buone politiche, questo non è possibile però in realtà legare le mani di questa persona che ha delle buone politiche. Invece il sistema che lui, che Ron Paul propone, pensate alla gerarchia che deve fare, c'è l'oro in cima, quindi a questo punto lo Stato non controlla la valuta, la moneta che c'è al vertice della piramide, perde il potere e non può più intervenire quando c'è una recessione, una crisi, disoccupazione, alti tassi di povertà, un gran numero di senza casa, persone senza assistenza sanitaria. Il governo a quel punto non è più in grado di intervenire. Ron Paul ha fiducia nei mercati e nella loro capacità di trovare soluzioni a queste cose. I keynesiani no. Ok, ragazzi, c'è un problema, che noi abbiamo un contratto col teatro, con lo stadio, dobbiamo chiudere a un certo punto, per cui saremo già oltre quel punto purtroppo. Sentite, se possiamo, facciamo due domande e poi allora domani pomeriggio, facciamo la mattina con MMT, un bel po' di MMT, importante questo, soprattutto la parte di applicazione politica dell'MMT. Facciamo il discorso del default dell'Italia e poi il pomeriggio facciamo le domande, dai. A questo punto mi sembra che sia l'unica cosa da fare, perché qui dobbiamo... Scusa? Sì, ok, allora... Va bene. Va bene, d'accordo. Allora, se vogliamo, se qualcuno vuole prendere un taccuino, state lì in fila, per favore. State in fila come siete. Se qualcuno prende un taccuino, prende giù i nomi, domani ricominciamo da questo. Allora, facciamo un paio di domande e poi dopo purtroppo dobbiamo chiudere, ok? So we can take a couple of questions and then we go back to this. Grazie, buonasera, grazie per essere venuti qui da noi. E vi volevo chiedere, forse soprattutto alla dottoressa Kelton, se ci poteva spiegare l'andamento degli aggregati monetari in Argentina, cioè come questo viene visto all'interno della Modern Money Theory che è stata applicata in quel paese. Grazie mille. Non studio né presto particolare attenzione agli aggregati monetari neanche negli Stati Uniti, perché non penso che in realtà siano molto utili, che forniscano delle informazioni utili, quindi non saprei cosa rispondere sugli aggregati. Non so cosa stia accadendo in Argentina ai tassi di crescita, io guardo magari la disoccupazione per cercare di valutare lo Stato è la salute di un'economia, magari non la crescita della liquidità, della disponibilità di denaro. Buonasera, sono Nicola Oliva, nobigbanks.it. Il nostro motto è salvare la gente e riformare la finanza. Quello che da questa giornata esce fuori è che c'è un conflitto fra produzione e speculazione. Quindi Glass-Steagall in Italia dobbiamo fare in modo di affermarla. Ma la domanda che rivolgo a voi è, nella vostra teoria, il ruolo da americani, dagli Stati Uniti, di Alexander Hamilton e la nozione di banca nazionale e credito produttivo e il ruolo soprattutto della nascita degli Stati Uniti rispetto all'impero britannico e quindi anche John Maynard Keynes, che in un certo senso è anche riconducibile a quella scuola economica. Ecco, voi che siete con questa teoria, il vostro concetto di banca centrale
sociali. In che cosa si differenzia rispetto a quella di Banca Nazionale Miltoniana per il credito produttivo, che non fa inflazione e che soprattutto serve con, per dare lavoro e per creare un processo creativo, non solo per far scavare buchi e poi riempirli? Grazie. I presume by Milton you mean Milton Friedman, I wasn't sure, but intendeva Milton Friedman o Hamilton, no, Hamilton, ok. Una delle cose che ha detto in realtà era che un debito nazionale era una benedizione per il paese. E in effetti ha capito che era molto importante, se si vuole avere una nazione che stia bene, avere una unione di trasferimento fiscale, non necessariamente un'unione di valute, per così dire. O meglio, diciamo, se consideriamo la storia degli Stati Uniti, hanno incominciato con qualcosa di molto simile a ciò che c'è adesso in Europa, cioè gli Articles of Confederation, cioè gli articoli della Confederazione iniziali, sono abbastanza simili strutturalmente all'Unione Monetaria Europea, perché ci sono degli stati forti, singoli stati, e una autorità finanziaria, fiscale, di bilancio sovranazionale con poco potere di tassazione e di spesa. Ma fallì questo sistema, e questo è il motivo per cui si venne a creare una nuova Costituzione negli Stati Uniti nel 1789. Hamilton è stato uno dei principali architetti di questa Costituzione. E a proposito di un punto anche precedente, io direi che abbiamo creato la Costituzione statunitense semplicemente avendo un gruppo di persone che hanno deciso adesso la cambiamo, basta così. Quindi in qualche modo hanno buttato via gli Articles of Confederation e hanno creato una nuova Costituzione. Basta. Dai, a domani facciamo il rush finale, forza. Domani mattina MMT, uscire dall'euro per l'Italia e poi le domande tutto il pomeriggio. Grazie.